modo per ricordare un personaggio che ha raccontato tante storie di Oneglia e di Imperia stessa. È stato un divulgatore di racconti e di nozioni, ma è stata anche una persona che ha amato tanto la sua città. E in un periodo in cui forse ogni tanto ci dimentichiamo di amarla, credo che sia un bel momento. E è importante perché è un modo per recuperare le proprie radici, le proprie tradizioni, ma anche per far sì che i giovani si avvicinino a quelle che è la scrittura, la poesia, anche in contesti locali, sviluppando anche maggiore conoscenza di quelle che sono le nostre tradizioni. A volte conosciamo molto meglio l'esterno che non l'interno e quindi trovo che sia una bellissima iniziativa da sposare. Questo concorso ha previsto la pubblicazione di un bando che si può trovare in rete, basta digitare concorso Lucetto Ramella, ci sono dei siti in cui è possibile appunto leggere e scaricare il bando, ma è presente anche sul sito del Comitato San Giovanni. Quindi ci abbiamo lavorato un po' di tempo, ci siamo confrontati diverse volte e questo bando appunto prevede quattro sezioni. La prima è dedicata a una ricerca storica o in alternativa a un'opera grafica che ha come tema Oneglia, i suoi luoghi, le sue tradizioni, il suo dialetto. La seconda sezione prevede invece un elaborato a forma di racconto ambientato invece nella città di Imperia, quindi già questo è un modo per esaltare i nostri luoghi. Farli apprezzare non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, perché comunque abbiamo già avuto molti riscontri da tutte le parti d'Italia. E le ultime due sezioni sono entrambe dedicate alla poesia. La sezione C è stata aperta ai minori di 18 anni, la sezione D invece è riservata ad un pubblico adulto. Il tema è libero. Ci sono chiaramente delle indicazioni da osservare che sono chiaramente espresse nel bando che si può appunto leggere nei siti prima citati. Speriamo che ci sia un riscontro soprattutto da parte diciamo delle nuove generazioni, no? Che sono giustamente le depositarie ideali per quello che è stato il nostro patrimonio culturale che deve continuare a esserlo e che deve essere portato avanti.